proprio conosciuti per la moda, per il design, ed è tutto ciò che secondo me vive intorno al prodotto, quindi la capacità di andare a proporzionare nella maniera corretta i prodotti che vengono utilizzati nella vita di tutti i giorni. E quindi troviamo come ad esempio il computer. Mi ricordo ai tempi quando è partito, i primi computer venivano nascosti quasi, e oggi invece sono diventati dei pezzi importantissimi della casa, sono diventati dei pezzi fondamentali, e così è stato sdoganato tantissimi prodotti. E quindi è tutta questa emozione che viene costruita intorno al prodotto attraverso la proporzione, attraverso lo studio delle forme, attraverso, e quindi si è sviluppato moltissimo, perché tutto ciò che è intorno, che vive intorno, l'emozionalità che si riesce a dare intorno al prodotto, chiaramente permette facilmente di essere venduto, di essere scelto, quindi il prodotto diventa attrattivo. Così come qualunque cosa, oggi l'attrattività è fondamentale, il design è questa attrattività che sdogana un prodotto piuttosto che un altro, e quindi un'attenzione ad un prodotto piuttosto che un altro perché è più bello rispetto all'altro. Quindi alle spalle c'è uno studio e c'è un valore, e ci sono persone, staff e team che sono andati a studiare la forma del prodotto. Grafiche Quirici ha voluto, attraverso poi me che mi occupo della parte commerciale dell'azienda, ha voluto dialogare con la città, e quindi mettersi un po' al centro della propria città, della nostra città, con così un progetto editoriale che è partito circa 20 anni fa, nel quale abbiamo incominciato a raccontare le cose belle che accadono nella nostra città. Quindi abbiamo così raccontato aziende che nel corso degli anni si sono distinte perché hanno una filosofia molto affascinante, molto bella. Abbiamo raccontato attività che vengono fatte dal nostro comune, abbiamo raccontato tutte le cose positive che vivono intorno a noi. E quindi Living, questo progetto, ha voluto proprio andare ad accendere un faro sul bello, sul positivo che esiste nel nostro comune, nella nostra città. E quindi ci siamo voluti mettere un po' al centro per raccontare gli eventi e tutte le cose belle e positive che accadono. Abbiamo evitato di parlare di cronaca, quindi è una cosa che non vogliamo fare, non abbiamo mai fatto. Ecco, tutto qua. Quindi questa è la nostra visione per il futuro. Continueremo a fare questo. Noi crediamo molto nel design come azienda, come Grafiche Quirici, come Living, e nel corso degli anni abbiamo investito in questo, e abbiamo la consapevolezza che il prodotto viene oggi valorizzato sempre più dal design, quindi da uno studio, dall'emozione. Il business corre intorno all'emozione. Un prodotto viene venduto, un prodotto non viene venduto, è proprio grazie all'emozionalità, all'attrattività che ha quel prodotto, e questa attrattività e questa emozionalità gli viene data dal design. E quindi noi condividiamo moltissimo Varese Design Week. Siamo stati, abbiamo, diciamo che nel corso degli anni abbiamo sempre fatto eventi in relazione a questo concetto di emozionalità, quindi la capacità di saper trasmettere attraverso le emozioni, di trasmettere un prodotto, una sensazione, e saper fissare e diventare un pensiero fisso anche per le persone. Perché? Perché quello che proponiamo è qualcosa di bello, di positivo. E quindi nel corso degli anni abbiamo organizzato tantissimi eventi in questo senso, con architetti, con designer, con artisti. E poi 5 anni fa, insomma, con Nicoletta e con altre persone si è voluto far partire questo progetto, che sta portando avanti Nicoletta, che è la nostra direttrice responsabile, insieme a Silvana Barbato, e noi l'appoggiamo perché è qualcosa che è coerente con la nostra filosofia, col nostro progetto editoriale, che è nato con Nicoletta Romano nel 2004-2005.
Ma non c'è un'opera particolare che mi fa venire in mente il Labirinto, da quando sono nato, no? Che comunque i labirinti ne ho visti tante pubblicazioni, tanti racconti, tante filosofie. Il labirinto che veniva utilizzato ai tempi per come protezione del casato, e quindi c'erano tutte tantissime filosofie. Oggi il labirinto a me è tornato in mente un po' di anni fa, nel 2006-2007, semplicemente perché nel 2008 c'è stato un crollo del mercato, no? Tutti abbiamo subito comunque un cambiamento importante, un cambiamento epocale, perché il business è cambiato e quindi non tutti riescono ad arrivare in fondo, non tutti riescono a fare utile, perché ci vuole un modo diverso di porsi nei confronti di questo business. E quindi il concetto di labirinto è che tutti siamo all'interno di un labirinto, cioè la nostra vita è un labirinto, quindi c'è chi riesce a trovare l'uscita e chi no, è inevitabile. Quindi a me è tornato prepotentemente in mente il labirinto proprio nel 2009-2010, e ho cominciato a pensare al labirinto, a pensare a questa filosofia, no? Il fatto che comunque ci sono persone che ce la fanno e persone che non ce la fanno e che non ce la faranno. Perché? Perché effettivamente interpretare quello che sta accadendo, interpretare ogni giorno quello che sta accadendo, non è semplice. E quindi siamo tutti un po' all'interno di questo labirinto giornalmente, vivendo la nostra vita quotidiana. I giovani hanno un'energia pazzesca, sono bravissimi, sono preparati, sono molto più preparati di noi. Oggi c'è un business che è stato stravolto, quindi noi ragioniamo, già io 52 anni ragiono con una mentalità che è superata, e noi dovremmo andare a scuola, no? Dovremmo andare a formarci per andare a unire quello che abbiamo diciamo imparato in questi anni dal punto di vista della vita di tutti i giorni, del rapporto, l'empatia, il cliente, l'emozionalità, ma dobbiamo andare a completarci, quindi andare a capire quelle che sono le nuove tecnologie e come la gente si muove nelle nuove tecnologie, nei nuovi social, perché? Perché il business è lì, quindi l'energia è lì, e l'energia ce l'hanno in mano i ragazzi giovani, ai quali manca tanta esperienza, no? E quindi l'unione di queste due cose sono fondamentali per avere successo sia una persona che ha la mia età, sia un ragazzo che ha 20 anni, no? Perché? Perché il completamento di queste due forze crea proprio un prodotto unico, che quindi ben venga, noi abbiamo molto interesse, ci piace moltissimo anche il ragionamento appunto dei giovani che vanno a portare la loro energia all'azienda. Ed è fondamentale affacciarsi e capire quelli che possono essere i talenti nuovi, no? Quindi la capacità delle persone con un po' di esperienza è quella di cogliere il talento laddove c'è, capendo che il mercato è cambiato, capendo che il business è modificato, capendo che le persone non possono più far business nello stesso modo di 10 anni fa, di 20 anni fa. Noi abbiamo, dal punto di vista della sostenibilità, la nostra è un'azienda green che produce l'energia elettrica necessaria per il suo ciclo produttivo con i pannelli fotovoltaici. Quindi, voglio dire, siamo un'azienda molto attenta a questo. È un mondo che è assolutamente importantissimo. Anche i nostri prodotti, quelli che utilizziamo, sono tutti prodotti green. La nostra carta è certificata. Viene certificata, c'è un sistema di certificazione importantissimo che non tutti sanno, perché tante volte sento dire delle castronate dai media, sì, voi abbattete gli alberi, ma non è vero, noi sì, vengono abbattuti gli alberi, ma la carta che noi utilizziamo, vengono ripiantati gli alberi, quindi voglio dire, c'è proprio una riforestazione, ogni albero abbattuto ne vengono ripiantati 3, quindi c'è proprio un'attenzione in questo senso. E poi ci sono tanti materiali nuovi che stanno nascendo, ai quali siamo molto attenti, stiamo testando, stiamo provando, che addirittura non utilizzano più neanche il legno, no? Ma utilizzano la polvere di sasso piuttosto che
tanti materiali nuovi, magari plastica riciclata che viene inserita all'interno, biodegradabile nell'arco di un tot di tempo, quindi c'è tutta un'attenzione importante, gli alcol, i prodotti, gli inchiostri sono tutti prodotti green, quindi voglio dire c'è proprio una grande attenzione in questo senso.